Io vorrei vedere questo trittico qua. Questo Come qui è possiamo chiamarlo? un'installazione che dice che ho fatto mi pare nel 2002-2003, critico e storico dell'arte Vincenzo Trione, mio amico, che tra l'altro adesso a Milano è curatore della mostra su Savinio, mi chiese per la Triennale di Roma di fare questo lavoro, quest'opera ai limiti tra l'arte e l'architettura, come sempre al confine, e allora io cominciai a lavorare sugli elementi banali e comuni dell'edilizia napoletana, le case sulla tangenziale, i grattacieli di case popolari, le case ad alta densità, i cosiddetti lager, per così dire, le case di speculazione, i balconi, l'ossessione delle cose che stanno una sull'altra, e le ho Un po' come le foto montate. di Gursky, no? Con Sì, tutti questi esattamente, balconi. come le foto di Gursky con una grande densità, però, come dire, senza la purezza, io sono un impuro, senza la purezza chirurgica, delle immagini di Gursky che sono così asettiche. Qui c'è invece molto, della stratificazione delle macchie, di come noi vediamo una città, la città di oggi, la città contemporanea. L'arte ha, come dire, il ruolo di costruire per ognuno uno spazio di anarchia interiore che noi non abbiamo più, abbiamo disperso. È un luogo di resistenza, quindi. Un luogo di resistenza è un luogo assolutamente privo di sondaggi, segreto, dove noi possiamo coltivare ogni tipo di suggestione priva di controllo. L'arte è il vero punto puro della sperimentazione interiore di ognuno di noi. Ne parli da un punto di vista soggettivo, da un punto di vista oggettivo, cos'è l'arte? Dal punto di vista oggettivo è uno dei modi attraverso il quale un popolo racconta tutto quello che non si vede di sé. Senti, chi viene in questa vostra casa, in questo luogo che è bellissimo, ma ha queste presenze molto importanti, ogni tanto ci ritorna una spiegazione alle opere d'arte, cioè qualcuno già le conosce, no? Sono amici soliti, però uno, io devo dire, essendo entrato qui, avendo visto questo, io lo chiamo trittico, questa pala, comunque, cioè, mi verrebbe ogni volta di chiederti delle cose, no? Di spiegarmi ancora l'opera d'arte. Questo è un po' un gancio. E questo è in fondo il vantaggio delle cose quando riescono ad essere abbastanza comuni, cioè che hanno questa specie di dono di essere, come dire, un po' inesauribili, come se non Un si continuo racconto. chiudessero, come se ogni volta riuscissero a sembrare un'altra cosa. E questo è come dire, è una grandote di economia, perché con un gesto solo tu Gesto di riesci. Con un gesto solo tu marketing. riesci ogni volta a raccontare una storia diversa e questa è una cosa importante. E la fissità e la incapacità di duplicare quello che si dice attraverso quello. Io, per esempio, c'è una cosa che mi piace moltissimo, che diceva Le Corbusier, lo spettacolo della giornata. La giornata, l'escursione del sole, nel suo dare un corredo d'ombre, fa sì che ogni edificio sia diverso in qualunque ora del giorno, fino a diventare ancora più diverso nella notte, no? Perché cambiano, i suoi contorni diventano sublimi e via discorrendo. Ora, a me interessano le cose che hanno questo dono della mutevolezza, gesto unico per farle, mutevolezza della loro vita. Da come parli, pare che quest'arte sia un punto di vista soggettivo e l'architettura diventi un'arte oggettiva. È così? L'architettura è, come dire, oggettiva in quanto chi se ne appropria, in quanto chi la usa, in quanto chi ne fa uso riesce in qualche modo a renderla inesauribile.
Poi l'inesauribilità, ecco, io ogni volta che vedo una cosa di Borromini o di Bernini o del o di Giulio Romano, del manierismo, tutte cose con un forte, con una forte declaratoria estetica, con una forte declaratoria estetica dentro di loro, riesco a essere preso enormemente da questo, da questa narrazione. Sono più sospettoso e più fermo rispetto all'enigmaticità delle operazioni minimali, concettuali, che mi lasciano in architettura specialmente più interdetto.